Buongiorno a tutti. Oggi è mercoledì 6 maggio e parliamo di analisi ciclica evoluta sul DAX e sul FUTSINIB. Questa notte i futures sono sprofondati, per cui chi aveva delle posizioni long ha rischiato di andare o in stop loss o eh, di farsi venire un mal di stomaco incredibile a guardare la cosa. Perché? Perché mediamente cercano di buttare fuori dal mercato tutti prima poi di continuare ad andare nel verso in cui vogliono andare. Questa mattina invece mi sono svegliato e i futures erano lievemente positivi, adesso sono ritornati lievemente negativi su entrambi gli indici, meno 2,5 sul DAX e meno 12 punti eh, sull'Italy. Suggerisco sempre prudenza, oppure suggerisco sempre di utilizzare degli stop loss adeguati. Nel caso avessi utilizzato i miei stop loss, non sareste andati in stop loss, sarebbe andata bene. Il problema è che comunque avreste guardato il mercato con il mal di stomaco e decidendo chiudo, o non chiudo, in perdita o altro, eccetera. Um, bisogna sempre ricordarsi che, oltre all'aspetto tecnico, oltre all'aspetto formativo. Una cosa fondamentale per un trader è essere formati dal punto di vista emotivo, per cui è molto molto importante saper gestire la tensione, soprattutto quando il trade si fa difficile e il mercato viene contro. Questa è una cosa che si può fare in tanti modi differenti, tra cui anche magari con l'utilizzo dello yoga. Tornando a noi, siamo in una fase di spinta. Questo è possibile che sia appunto un nuovo T settimanale che sta partendo e che proverà a portarci più in alto possibile prima eventualmente di iniziare a chiudere per andare appunto nella sua fase di chiusura oltre il sesto T-3. Per cui dovremmo vedere spinta, verso rialzo anche, spinta a rialzo anche per oggi. D'inverso, che cosa possiamo dire? L'inverso ha fatto un primo t-3 inverso, un secondo e un terzo che si è già vincolato a ribasso, ovvero a rialzo di indice. Per cui la durata minima di un t-3 se l'è fatta, è arrivato a 28 barre. Adesso bisogna vedere se vuole arrivare fino a 44 barre di salita, massima eventuale oppure se vuole fermare temporaneamente la salita, fare un T-5 inverso rialzista o laterale, ovvero provare a fare un piccolo anello di discesa, e dopo che è stato fatto quello noi valuteremo quando far partire l'eventuale long. Anche perché teoricamente se abbiamo già il terzo T-3 inverso a meno di un 3 tempi, il quarto T-3 inverso che può seguire dovrebbe essere di nuovo vincolato a ribasso e quindi a rialzo di indice. Questo perché mediamente i t-1 inversi come i t-1 sono a quattro tempi e quindi se già il terzo si vincola a ribasso o il quarto si vincola a ribasso abbastanza rapidamente quindi noi ci mettiamo long e infatti l'indice sale... Oppure nel caso contrario aspettiamo che ci sia un T-3 inverso rialzista che lancia il secondo T-1 e quindi valutiamo eventualmente uno short e poi ci riposizioniamo comunque long. Forse sto facendo troppi passi in avanti per cui meglio rimanere concentrati soltanto appunto sul discorso che facevo, ovvero in partenza del quarto T-3 inverso, e quindi di un T-5 rialzista che mh, possibilmente violi uno swing inverso, ovvero un minimo a rialzo, vedremo se va a vincolarsi a ribasso l'inverso e quindi ci metteremo long perché si dovrebbe salire ancora di indice per tutta la durata residuale del T-3 inverso stesso. Se questa frase non vi è chiara, è importante fare formazione. E farlo con qualcuno che vi possa dare dei veri contenuti per rendervi indipendenti. Per cui valutate sempre il discorso di um, eventualmente mettervi in contatto con me per fare un po' di formazione. Um, guardate, quella base è un compendio gratuito che vi può essere inviato via, via mail, quindi nulla di particolare, uh, nessun costo di partenza. Se volete poi approfondire determinate cose, posso segnalarvi anche determinati libri. Ritornando appunto ancora noi, passiamo al Fuzimib. Per quanto riguarda il Fuzimib, la situazione è leggermente diversa, ovvero, come segnalato nell'analisi di ieri sera, abbiamo avuto, prima della partenza del nuovo eventualmente T-2, T-1 e probabilmente T settimanale, un raccordo che ha allontanato diciamo, anziché ha ritardato la partenza alle 11. Come vedete invece su DAX la partenza è stata fatta la giornata prima, alle 15.45. Quindi con due, quattro ore di anticipo stiamo viaggiando. Qui stessa identica cosa. Abbiamo un terzo T-3 inverso che sta per vincolarsi a e che quindi può dare altra spinta verso l'alto di indice con un target facile facile a 17.531. L'altro target facile 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 è quello della chiusura del gap up anzi del gap down scusate di questo gap down a 17.666 vogliamo essere più precisi 17.663 anche perché è iniziata la penetrazione dell'acumo e quindi, mediamente, se ha ancora spinta, e se il terzo timer inverso vuole anch'esso vincolarsi a ribasso, ovvero rialzo di indice, siamo soltanto a 31 bar su massimo 44, c'è tutto lo spazio possibile e immaginabile. Direi che siamo a posto così. Vi ricordo che il vostro tempo è la cosa più preziosa che avete, potete decidere di utilizzarlo come desiderate, decidete, decidete se farlo in maniera produttiva oppure non produttiva, ovvero desiderate avere un obiettivo di capire come funziona il trading e eventualmente guadagnare da quello che si fa, perché non si rimane in un gruppo di trader che non guadagna e il mio gruppo continua a crescere. Oppure desiderate fare come la persona che viene a mettere la manina col pollice verso il basso sotto tutte le analisi che faccio? Perché potete scegliere appunto di arricchire il vostro bagaglio di conoscenze e guadagnare. Oppure fare come le mosche dispettose. Decidete se essere farfalla o mosca. Se perde il vostro tempo oppure no. Buona giornata a tutti.